Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Buonasera dal TG Plus News di Treviso. Non ci sta il consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso, IGP, che alla richiesta di far visitare le proprie aziende ad un gruppo di produttori americani ha risposto all'unisono in modo negativo. Il nostro articolo di approfondimento su Notizie Plus, andatevelo a leggere cliccando sul link che vedete in descrizione di questa news sotto il video del notiziario. Certificazione sulla parità di genere all'azienda Tognana Porcellane di Casier. Attraverso questa certificazione la storica azienda vuole consolidare e potenziare una cultura aziendale che fa dell'inclusione un suo punto centrale, garantendo quindi a tutte le collaboratrici e collaboratori uguali possibilità di crescita professionale e di trattamento economico. Anche qui l'approfondimento su Notizie. Cambiamo argomento, andiamo alla cronaca. Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza nel fine settimana appena concluso durante i controlli sulle strade da parte dei carabinieri. Si tratta di una automobilista 26enne di origine russa controllata in Viale della Repubblica e riscontrata positiva all'alcol test con tasso pari a circa 1,30 grammi per litro. Per la giovane è scattato anche dunque il ritiro della patente. Analoga sorta per un uomo di 54 anni intercettato dai militari dell'arma in via Pasubio a Villorba. L'automobilista è stato riscontrato positivo all'alcol test con tasso pari a quasi 1,60 grammi per litro. Sempre a Villorba, a conclusione di attività investigativa, è stato localizzato e arrestato dai carabinieri un 51enne di origine milanese, sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso dicembre dal tribunale del capoluogo lombardo. L'arrestato dovrà espiare 5 anni di reclusione per delitti contro la persona commessi nel 2015 nella stessa provincia meneghina. Con questa news chiudiamo anche il nostro notiziario trevigiano. Io non vi ricordo, come sempre, che per gratis i nostri contenuti nei vostri smartphone, non dovete far altro che installarvi la app TG Plus.